ormai è devastata dal traffico e dagli scavi. Scavi ovunque, scavi da tutte le parti, ma mica questi scavi sono gli scavi per la nuova linea della metropolitana, No, no, ossia, sono scavi, sì, ma ormai sono scavi di gente che scava sottoterra per cercare di tornare a casa. La vita ci ha avuto origine nel brodo. Sì, ma chi ha messo su questo brodo? Chi è che ha messo su questo primo brodo primordiale? Chi lo può aver messo su, secondo voi, un brodo? Mamma, la prima mamma, mamma primordiale, mamma quando ancora manca la chiamavano mamma, la chiamavano mammut. Sai che ci mette una mammut a preparare un brodino per tutte. Il problema, mi dirai, non sarà stato tanto, oddio, guarda che mi succede con questi pantaloni. Io, vedete, io mi devo vestire come cesso quando vado in cena, perché se mi metto una cosa più carina, rimango in piada, ci fanno queste cazzo di cose per noi donne, e poi via, la metropolitana rimane in piada dentro una cosa di cena, capito? Ma perché sta con un mocassino e non lo prendo più con gli uomini a nessuno, no? Chi è? Sono Giovanni Rana. Che vuoi, Giovanni Rana? Ho portato i tortellini. Ma mai già portati ieri, Giovanni Rana? Sì, ma quelli di ieri erano radicchio e gorgonzola. Quelli di oggi, anche so, Giovanni Rana, zucchero viola. E quelli di domani li hai già preparati. Sì, e mia moglie abbiamo appena finito la pasta, che poi sono tortellini, li riempiamo di tortelloni. Poi i tortelloni ci mettiamo i tortellacci. Poi ci metto dentro una bella anatra farcita di una bella Sant'Onorè con due soufflé dentro. E poi dopo mia moglie con le sue belle mani chiude tutta la pasta, fa tanti tortellini e teniamo il pesce spada e la spada come simpatico omaggio per mettere i tortellini. Te li porto domani sti tortellini.